Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere presenti, grazie per averci coinvolte in questa bellissima iniziativa. Inizierò presentandovi un pochino il progetto Silver. Silver come termine, come acronimo, sta per Sistema Integrato di Lifelong Learning, un termine appunto già citato dalla professoressa Brusti, per la valorizzazione del capitale umano, l'educazione alla cittadinanza attiva e recupero delle capacità cognitive. Quindi già il termine evoca un pochino, rappresenta il punto di incontro tra il mondo dell'educazione e il mondo della salute. Come scopo questo progetto, che è sorto per soddisfare anche una delle priorità del bando CRT, che ha finanziato il progetto, una fondazione bancaria che poneva come priorità quella di promuovere il welfare di comunità. Noi abbiamo accolto questa priorità, abbiamo cercato insomma di promuoverla, proponendoci come scopo quello di sviluppare, di sperimentare un sistema educativo integrato che prevedesse degli interventi appunto di empowerment rivolti in modo particolare agli anziani. Anziani che hanno delle patologie, sono a rischio di decadimento cognitivo, e anche ai loro caregiver che sono a supporto appunto, che accompagnano gli anziani in questo percorso. E il progetto si situa in Piemonte, che è una regione che notoriamente presenta una popolazione fra le più anziane, come sapete. C'è un numero di over 65 che si aggira intorno, supera il milione di soggetti, su una popolazione, tenete presente, che è complessiva di più di 4 milioni di persone. L'indice di vecchiaia è molto elevato perché ci sono circa 200 anziani ogni 100 giovani, e quindi la rete di appoggio è necessaria, è urgente creare una rete di appoggio per questa fascia, insomma, di utenti, che appare piuttosto debole, che appare appunto come una priorità rafforzarla. In questo quadro, ho tenuto conto che il sostegno a questa popolazione non riguarda soltanto l'aspetto clinico, ma in un'ottica integrata permea anche la dimensione sociale e la dimensione educativa. E quindi l'iniziativa punta a costruire una rete appunto di appoggio per questa fascia d'utenza, attuando degli interventi di empowerment per prevenire la disabilità, d'accordo, per garantire la continuità assistenziale, e integrando degli interventi socio-sanitari con interventi educativi. Focalizzandoci proprio sugli interventi educativi, questi possono assumere diverse forme e possono basarsi sull'utilizzo di vari linguaggi. Noi abbiamo previsto linguaggi digitali, linguaggi artistici, linguaggi narrativi. Questi linguaggi mirano a potenziare e a rivalutare una fascia d'età, che è quella appunto senile, che non va considerata come una condizione di disadattamento, quanto una fase di vita in cui le funzioni possono essere ancora conservate, possono essere valorizzate, nell'ottica di una nuova progettualità, nell'ottica di miglioramento del benessere proprio e della qualità di vita propria, anche dell'intera comunità. Quindi, vediamo quali sono gli obiettivi che ci siamo posti e le relative attività di questo progetto, come la costruzione innanzitutto di una rete a supporto appunto di questi soggetti, una rete pilota che abbiamo avviato a Settimo Torinese, che è una cittadina, un quartiere di periferia della provincia di Torino, e che appunto deve prevedere enti sia sanitari che educativi, e poi una formazione dei tutor, ossia di coloro che affiancheranno e che accompagneranno in questo percorso educativo e di assistenza, diciamo, a questi anziani, soprattutto puntando sui giovani. Quindi in questo caso cerchiamo un'ottica appunto anche integrata dal punto di vista anagrafico di coinvolgere i giovani, in particolare vi farò vedere poi, ecco, chi sono i soggetti coinvolti meglio dopo. Ma questi giovani devono affiancare, diventare tutor per accompagnare gli anziani in questo percorso, anche di conoscenza e di supporto reciproco alla fine, perché c'è uno scambio di competenze, c'è un supporto che non è soltanto appunto un tutoraggio, ma un qualcosa di cui possono beneficiare entrambe le fasce di popolazione, grazie anche alle dinamiche di apprendimento intergenerazionale.
E quindi la formazione degli anziani rappresenta un altro caposaldo di questo progetto. E questi anziani, affiancati dai giovani o dai volontari che prenderanno parte a questa iniziativa, che stanno prendendo parte a questa iniziativa, saranno soprattutto orientati alla produzione e alla realizzazione creativa di narrazioni di tipo digitale, attraverso lo storytelling, il digital storytelling di cui vi accennava la professoressa Bruschi, e anche attraverso dei percorsi di coding, quindi di introduzione alla programmazione e creazione di storie attraverso appunto questo tipo di linguaggio. Un altro obiettivo è quello del miglioramento della qualità di vita, ovviamente, migliorare l'aderenza alle terapie sia direttamente attraverso metodi diretti, quindi attraverso anche percorsi specifici che portano a favorire l'aderenza ai farmaci, perché appunto si tratta di persone che presentano delle patologie, ma anche attraverso metodi indiretti, quindi sviluppando, incrementando, promuovendo la consapevolezza, la responsabilizzazione attraverso questi percorsi educativi, si arriva poi a migliorare la qualità di vita di questi anziani, ma anche a migliorare poi anche a stimolare un stile di vita salutare, a incrementare il loro benessere, non soltanto proprio, ma anche della comunità a cui appartengono. E quindi qui entra in gioco il discorso del coinvolgimento della comunità, quindi la comunità del territorio, quella locale, che deve essere coinvolta, che deve essere sensibilizzata rispetto a questa tematica e quindi rendere i suoi appartenenti cittadini attivi, propensi al volontario a dedicarsi alla cura degli anziani, ma allo stesso tempo di converso anche gli anziani, renderli ancora cittadini che possono dare ancora un contributo significativo alla vita della comunità. Quindi in questo duplice senso noi parliamo di community engagement. E poi un'altra azione sarà quella della sostenibilità, cioè di far sopravvivere questo progetto al di là della sua durata, che è quella di un anno e mezzo, e di estendere questo modello, se dovesse funzionare, in altre zone del Piemonte, così come in altre regioni. I partner rappresentano anche loro, diciamo, l'incontro tra il mondo sanitario e il mondo educativo, perché abbiamo l'Università di Torino, che appunto è capofila del progetto, con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, che coordina gli interventi educativi, e poi il Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco, che invece si occupa della parte più legata all'aderenza alla terapia. Poi abbiamo la Biblioteca Archimede, che è la sede dove si svolgeranno interventi educativi, che è una biblioteca d'avanguardia che è stata costruita di recente e che ha tantissimi spazi a disposizione. E poi l'Istituto Galileo Ferraris di Settimo, che è un istituto il cui indirizzo socio-sanitario è stato, diciamo, gli studenti del quarto anno e del quinto anno di questo indirizzo sono stati coinvolti e stanno seguendo un percorso formativo per poi essere, diciamo, messi nelle condizioni di poter affiancare gli anziani nel percorso che li riguarderà. E sul fronte sanitario abbiamo invece il servizio di cure domiciliari dell'ASL 104, che ha dei pazienti domiciliati in carico e che si occuperà di reclutare i pazienti che parteciperanno all'iniziativa, così come l'ospedale di Settimo Torinese, che ha un reparto di geriatria. E quindi anche questo ospedale è coinvolto nel selezionare e nel reclutare dei partecipanti. Attualmente purtroppo è un ospedale Covid, e quindi diciamo che in questo momento non è possibile usare, diciamo, l'ospedale per fisicamente proporre delle azioni in questo senso. I destinatari, quindi, noi puntiamo a formare circa almeno un centinaio di anziani, 100-150. Ovviamente tutte le persone che orbitano intorno a loro, tutti i soggetti saranno gli studenti, i loro insegnanti, i caregivers e ovviamente i volontari che vorranno aderire a questa iniziativa. I percorsi, le attività formative, quelle che poi metteranno, diciamo, le persone in condizione di poter supportare nelle azioni educative gli anziani, sono diversificati in funzione dei target che abbiamo pensato di coinvolgere, quindi abbiamo percorsi per professionisti sanitari, il percorso per volontari o chi frequenta la biblioteca, o comunque gli operatori stessi della biblioteca che offrono già i loro spazi per accogliere queste iniziative,
percorsi per insegnanti e per studenti, già siamo a buon punto con loro perché ne abbiamo formati, diciamo, sui 75 che abbiamo coinvolto, circa 35 hanno già finito i percorsi, mentre altrettanti stanno finendo di seguire questo percorso che facciamo interamente online e poi eventualmente percorsi per volontari. In questo modo diversificheremo poi anche i percorsi in funzione delle categorie di anziani che verranno coinvolti, quindi quelli ricoverati, quelli che sono domiciliati a casa e ovviamente con gli spazi della biblioteca potremo anche proporre iniziative e formazioni coinvolgendo anche coloro che sono propensi ad aderire frequentando la biblioteca, diciamo, di settimo e quindi sfruttando quegli spazi. E do la parola adesso alla mia collega, la dottoressa Talarico, che focalizzerà meglio i percorsi incentrati sul digital storytelling. L'idea, allora, del digital storytelling è proprio quella di spiegarvi anche perché abbiamo scelto questa pratica narrativa, questo metodo narrativo, per differenti motivazioni. Allora, innanzitutto, come si accennava precedentemente, la narrazione, gli strumenti narrativi possono promuovere del cambiamento. E la narrazione in sé permette di decostruire determinati vissuti e ricostruirli anche sotto nuove prospettive, sotto una nuova luce. Ma l'elemento che caratterizza in un qualche modo il digital storytelling è proprio la multicodicalità. Infatti, si deve pensare che digital storytelling è, diciamo, si configura alla fine come un videoracconto molto breve, in cui sono presenti diversi elementi multimediali, le immagini, i video, una musica e anche una voce che narra, la voce di una persona che narra, per esempio, la propria storia, dal proprio punto di vista personale. La presenza quindi di diversi linguaggi, di diversi codici linguistici, permette in un qualche modo anche di potersi esprimere, di potenziare l'espressività rispetto anche a uno storytelling che può essere tradizionale, quindi uno storytelling scritto oppure orale, e quindi anche a chi non è avvezzo all'uso della narrazione di poter usufruire di altri linguaggi, tra cui appunto, come dicevo prima, le immagini, per esempio, per poter costruire i propri significati e poi poter trasmetterli anche e comunicarli nel migliore dei modi possibile rispetto a quanto effettivamente si vuole comunicare. Quindi un primo elemento è proprio la multicodicalità. Un secondo elemento è la riflessione, perché i laboratori di digital storytelling si basano proprio su momenti di confronto e di condivisione con piccoli gruppi di persone che in un qualche modo condividono una situazione comune e si attiva sia durante la creazione della storia, ma durante praticamente tutto il percorso, il processo, si attivano proprio, viene promosso in un certo qual modo, momenti in cui, le persone possono, riflettere criticamente su quanto, stanno, per esempio, scrivendo, ma che ha delle ricadute non solo nella storia stessa, ma anche al di fuori. E quindi, diciamo, si avvia anche con gli altri, una specie di, negoziazione dei significati, in cui il parere, la suggestione, il consiglio anche di una persona che magari vive la mia stessa situazione, mi permette di rivedere la mia, da un punto di vista differente. E la terza, parola chiave, il terzo elemento è il protagonismo. Perché appunto parliamo diciamo, i digital storytelling di cui noi parliamo si riferiscono a digital storytelling che il più delle volte sono diciamo, individuali, narrati individualmente dalla persona, e in cui è la persona stessa a essere protagonista della propria storia, quindi con i propri significati, con la scelta anche stessa delle proprie narrazioni, e in questo modo, diciamo, si creano delle narrazioni che dal punto di vista educativo sono autentiche, originali e in alcuni casi, in base anche all'obiettivo progettuale di riferimento, cercano di essere delle narrazioni che vogliono andare contro, che vogliono essere alternative rispetto a delle narrazioni magari culturalmente dominanti e che a volte possono essere anche stereotipanti rispetto a una certa categoria.
Ma come dicevamo, diciamo, diceva prima anche la dottoressa Repetto, in parte anche come è stato esplicitato nella prima parte del seminario dalla professoressa Bruschi, anche noi siamo partiti dagli studenti in un qualche modo per iniziare a formare rispetto diciamo, al promuovere anche azioni che siano particolarmente legate alla cittadinanza, al promuovere azioni di cittadinanza attiva. E nel concreto abbiamo attivato dei laboratori che adesso abbiamo portato a termine con 35 studenti e studentesse del Galileo Ferraris e sono state due classi quinte, quindi con 25 studenti che sono stati divisi in 5 gruppi e altri 10 studenti di un'altra classe divisi in 10 gruppi e sono stati realizzati 8 videoracconti. In questo caso la scelta è stata quella di creare dei digital storytelling che in questo caso fossero corali di gruppo per due motivazioni. La prima è perché avendo a che fare appunto con degli adolescenti che magari non si sono mai narrati, che avevano già delle difficoltà a poter narrare anche sul proprio sé, risultava la scelta più adatta. E poi una seconda motivazione è dato anche dal numero alto di partecipanti al digital, diciamo, ai laboratori di digital storytelling. Gli incontri sono stati 7 incontri online che si sono svolti a cadenza settimanale, incontri di 2 ore circa, e qui nella slide ho inserito principalmente diciamo le parti fondamentali della creazione dei digital e quindi del laboratorio stesso, quindi una stesura di una storia scritta iniziale, la ricerca poi dei materiali multimediali, quindi tra cui le immagini, i video, eccetera, come vi raccontavo prima, e poi alla fine la realizzazione del video racconto finale attraverso l'uso di strumenti gratuiti, quali per esempio Movie Maker oppure app per telefoni. Con l'obiettivo proprio, diciamo, il laboratorio è stato creato proprio con l'obiettivo di innanzitutto aiutare i ragazzi a pensarsi, a pensare se stessi anche in relazione al proprio territorio, quindi le azioni che avrebbero potuto anche apporre e pensare in ottica anche post-Covid rispetto ai loro vissuti riguardanti la città di Settimo. Vado per concludere. Ho semplicemente aggiunto delle immagini, delle foto che derivano dai digital storytelling creati dai ragazzi stessi e la cosa che vorrei soltanto enfatizzare è proprio la relazione che si crea fra le persone, fra il gruppo e i luoghi, dove emerge effettivamente come ci siano dei luoghi quali le biblioteche, le vie di Settimo, anche dei parchi o dei bar, o in questo caso la casetta rappresenta la scuola, il sentimento di appartenenza alla scuola, che risultano essere delle componenti, diciamo, che sono emerse durante questi laboratori e che, su cui i ragazzi hanno potuto poi, riflettere, durante e anche dopo, i nostri laboratori di digital storytelling. Concludo qui la mia relazione e vi ringrazio per l'attenzione. Benissimo, grazie, grazie a voi, grazie a Manuela Repetto e a Melania Talarico e ricordo che animeranno poi il gruppo di lavoro 4, quindi saranno a disposizione anche per approfondimenti, ulteriori domande e poi vi daremo alla fine le indicazioni su come rimanere in contatto fra noi, fra questo gruppo di partecipanti all'incontro di oggi. Nella community di pratica su Epale, quindi proprio in vista di condivisioni di materiali, di ulteriori contatti, perché appunto vogliamo che dall'incontro di oggi sia generativo, nascano ancora idee, progetti e scambi. Forse solo una veloce battuta. Visto qua nella chat sull'età, quindi cioè gli over 65 di oggi sono comunque ancora persone molto attive, ma vedo che avete già in qualche modo risposto, se volete precisare un po' quali sono le vostre fasce. Sì, sono over 65, ma principalmente sono persone con patologie, quindi sicuramente sul fronte delle tecnologie non sono allo stato iniziale, hanno già una qualche esperienza. Quello che poi noi attiviamo grazie a questi percorsi
Noi diamo loro la possibilità di ricostruire anche una progettualità di vita, di diventare più attivi nella loro comunità locale. Quindi in realtà andiamo oltre alle competenze tecnologiche, ci riallacciamo anche al concetto appunto di awareness, di coinvolgimento della comunità, di tutti gli elementi che grazie anche al digital storytelling, grazie a queste narrazioni dovrebbero dare fiducia, diciamo, a queste persone e renderle anche attive sul fronte, diciamo, rispetto anche alla comunità locale, anche nel promuovere iniziative, nel fare volontariato, nell'aiutare i pari. Quindi restituire loro farli sentire meno isolati e più vivi e più attivi nell'ambito della loro community.